nella nuova sede della Nissan di Vigevano, dove c'è di fatto questa sera un'inaugurazione ufficiale. Siamo qui con il patron della Nissan, Daniele Riccardi, che è titolare del gruppo, e con l'amministratore delegato di Nissan Italia, Marco Toro. La prima domanda è: una nuova avventura che comincia. Una nuova avventura che è cominciata un anno fa a Magenta. Andiamo a completare il progetto che con Marco abbiamo immaginato per questa zona. Il vero centro della zona è Vigevano, il vero cuore dove sviluppare, far conoscere ancora di più il prodotto Nissan. Inizia e si completa il progetto, e quindi ci aspettiamo grandi cose. I risultati già solo con la sede di Magenta sono stati eclatanti. Con Vigevano ci aspettiamo ancora di raggiungere altri traguardi, francamente. All'amministratore delegato di Nissan Italia, Toro, chiediamo se è soddisfatto di questa operazione che sta iniziando oggi di fatto, e quali sono le nuove novità Nissan che ci vuole annunciare. Allora, la risposta è assolutamente sì, siamo soddisfatti, tanto che abbiamo denominato questa serata Nissan raddoppia la copertura e triplica le vendite, perché in effetti raddoppiamo la copertura. Avevamo iniziato esattamente un anno fa con una copertura magenta, però stiamo triplicando le vendite rispetto a quella che la Nissan esprimeva su questo stesso territorio prima ancora che l'avventura con Daniele iniziasse. Quindi triplicare i volumi di vendita dall'anno prima della pandemia, che era il 19, fino all'anno concluso, è un ottimo risultato. Noi siamo estremamente soddisfatti. È vero che la concessionaria è partita a Magenta nel momento migliore, perché era il momento pieno dei lanci di Nissan, quindi novità di Juke ibrida, novità di Qashqai Power, X-Trail Power. È stato l'abbrivio migliore per la concessionaria, però bisogna raccogliere le opportunità, e quindi superare già ad oggi, a solo un anno di distanza, la quota di mercato nazionale è un brillante risultato. Normalmente ci vogliono circa 2 anni dalla partenza per arrivare a esprimere la performance nazionale. Qui ci siamo riusciti in un anno e senza un sito su Vigevano. Immaginiamoci cosa succederà ancora con Vigevano. Lanceremo di nuovo stasera la sfida, e sono sicuro che Daniele la vincerà, di classificarsi nella top 11 dei concessionari italiani. No, sono molto contento, perché quando apre un'attività nuova è sempre un segnale positivo per il territorio. L'attività, l'impresa è quella che tiene in piedi la società e che porta ricchezza nella nostra città. Dietro un'attività come questa, come tutte le attività imprenditoriali, c'è sempre sacrificio, lavoro, passione, che sono gli elementi fondamentali che contraddistinguono appunto il fare impresa. Ecco perché io accolgo con molto ottimismo e con molto piacere questa apertura. Nissan è un marchio, come dire, tra i più forti al mondo, che porta avanti anche aspetti tecnologici importanti nell'ottica appunto della sostenibilità e di quelli che sono i temi di oggi, e quindi ben venga. Ho sentito, prima che si è partiti da Magenta, un territorio a noi molto vicino e anche molto amico, anche se siamo in provincia di Pavia. E poi in chiusura devo ringraziare Riccardi, la concessionaria che ha appena aperto, e Nissan, perché hanno subito voluto dare un segnale importante al territorio sostenendo una delle realtà sportive cittadine, il Vigevano Calcio. E anche questo è un segnale importante di essere sul territorio, ma di voler dare un sostegno concreto di aiuto alla città nella quale si risiede, nella quale si lavora. Quindi da sindaco apprezzo molto anche questa attenzione, diciamo, al sociale e allo sport.